Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Canifo dei Rossi del vostro Domi. Eccoci qua con una nuova deck profile dopo tanto tempo. E non vi preoccupate, poi prossimamente porterò altre deck profile, tra cui la prima che porterò sarà l'Esorcister. Però oggi vi porto il mio Virtual Punk, che grazie alla banned e alla list è diventato molto più carino, e soprattutto anche grazie ai punk, ed è sempre stato in virtuale alla fine un mazzo molto versatile. Allora, vi mostro come è montato. Allora, abbiamo tre Lulu. Lulu, come tutti i Virtual World, che ci permette di fare scegliamo una carta Virtual World sul terreno, ad esempio una magia, e mandiamo al cimitero una carta differente da quella che abbiamo scelto. Per esempio, se mandiamo una trappola, lei poi entra specialmente e ci permette di andare un mostro. Diversamente, se mandiamo invece una magia, tipo un mostro, possiamo andare la trappola. Se invece scegliamo la trappola e mandiamo al cimitero un mostro, possiamo andare sempre la magia. Poi per il resto del turno possiamo fare solo evocazioni di mostri di livello rango 3 o superiore. Poi abbiamo 3 Laun Lao. Lui, come sempre, ci permette di scegliere una carta sul terreno Virtual World e di mandare al cimitero una carta differente. Lui poi entra specialmente e ci permette di resuscitare un mostro Virtual World dal cimitero che non sia dello stesso tipo di quello che mandiamo al cimitero. E come sempre possiamo evocare mostri di livello o rango da 3 o superiore. Poi abbiamo 2 Lili, che scegliamo sempre una carta Virtual sul terreno, ne mandiamo un'altra al cimitero, lui entra specialmente e possiamo mandare un'altra carta dalla mano al cimitero. E poi possiamo sempre evocare mostre di livello 3 o rango superiore. Poi abbiamo 2 GG, il cagnolino bello e promettente. Allora, che ci permette di fare? Lui, come tutti i Virtual World, scegliamo una carta Virtual sul terreno, lui entra specialmente, ne mandiamo un'altra al cimitero e poi alla fine del turno lui ci permette di dare un mostro Virtual World che si trova al cimitero. Poi abbiamo 2 Nyan Nyan, lei è pure molto carina, che quando si trova al cimitero, non è come tutti i Virtual World lei, però quando si trova al cimitero e viene evocato un mostro di livello 3 sul terreno, lì entra specialmente dal cimitero, però e viene considerata tuner. E come sempre possiamo evocare mostri di livello rango 3 o superiore. Poi abbiamo una Totuou, è a scelta giocarla non per forza alla fine, però lei è molto carina perché se non controlliamo mostri, oppure controlliamo un mostro Psycho o Wyrm, la possiamo evocare normalmente sul terreno senza fare nessun tributo. Poi invece quando si trova al cimitero possiamo scattare un mostro Psycho o un mostro Wyrm dalla mano e lei entra specialmente dal cimitero e viene considerata mostro tuner. Poi passiamo alla parte panca, abbiamo 2 Amin. Allora, lei che ci permette di fare? Allora, pagando 600 life points possiamo mandare un mostro punk dal deck alla mano. Quando lei viene mandata al cimitero possiamo scegliere un mostro punk sul terreno e guadagni 600 punti di attacco, ma quello è l'effetto meno importante. Poi 2 Foxy Toon. Allora, lei che ci permette di fare? O offriamo un mostro punk sul terreno e la vogliamo specialmente alla mano, oppure se abbiamo lei in mano scartiamo lei più un'altra carta e possiamo evocare un mostro punk non di livello 8 dal mazzo, perché i punk alla fin fine vanno dal livello 8 al livello 3. Poi una copia di Madame Spider. Allora, lei l'effetto importante praticamente che pagando 600 land points si permette di dare una carta trappola punk dal deck alla mano. Poi Despot 001, poi vi mostrerò perché lo gioco, perché nell'estra abbiamo l'Autorodon e ve lo farò vedere naturalmente. Poi una copia della falce, Artifact, sappiamo tutti che fa quando viene evocata specialmente sul terreno, non fa fare speciali all'avversario. E praticamente nel mazzo c'è un modo in cui, mandandola al cimitero, tanto il mazzo la riesce a scartare se la prende in mano, oppure la manda al cimitero per effetto di Beatrice che ottengo nell'estra che ora vi mostrerò. Poi abbiamo 3 copie dell'Ash, che sappiamo tutti quello che fa come entrap. Poi abbiamo 3 copie di Gamma, è ovviamente lui. Allora, Gamma, che ci permette di fare? Non lo possiamo evocare normalmente, però lo possiamo evocare specialmente per il suo stesso effetto. Quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro e noi non controlliamo mostri, lui entra specialmente sul terreno e fa entrare pure lui, il pilota, e nega l'effetto del mostro. Allora, passiamo alle parti delle magie. Abbiamo 3 cancelli del mondo virtuale. Allora, questa carta quando viene attivata sul terreno, noi possiamo rimuovere una carta virtual al cimitero e scegliere un mostro sul terreno avversario e negargli l'effetto fino alla fine del turno.
Poi invece se questa si trova al cimitero la rimuoviamo, aggiungiamo un mostro Virtual World dal deck alla mano e poi scartiamo una carta dalla mano. È molto carina. Poi abbiamo tre città del mondo virtuale che ne possiamo attivare una per turno e quando l'attiviamo possiamo attivare direttamente dal mazzo una magia o una trappola Virtual World. Poi ha tre effetti che sono in base a quanti Virtual World controlliamo. Se ne controlliamo due, tutti i mostri virtuali che controlliamo sul terreno guadagnano 200 punti d'attacco. Se invece ne controlliamo tre o più, possiamo mandare tre carte dalle cime del mazzo al cimitero. Se invece ne controlliamo quattro o più, possiamo evocare specialmente dall'estra un mostro differente di nome Virtual World che non controlliamo ovviamente. Poi abbiamo Pot of Desire, che naturalmente, sfortunatamente, siccome è stata limitata nella ban, non gioco monocopia, che ci permette di farlo, sappiamo tutti, però lo ribadisco. Noi praticamente rimuoviamo 10 carte dalla cima del deck e peschiamo 2. Poi la grande cosa più bella della ban sono stati i teleport, che sono tornati a 3, e questi sono praticamente la combo tutta del mazzo che noi mi permette di evocare i punk, di evocare molti virtual, prende e fa partire le combo, fa partire una combo carina che vi mostrerò senza fare la normale. Poi ve la mostrerò su YouTube, però non temete. Poi abbiamo due Virtual World Cuce, che praticamente questa carta quando è attiva sul terreno noi facciamo tornare due carte Virtual World rimosse nel mazzo, scegliamo una, targettiamo una carta sul terreno e la distruggiamo. Invece se si trova al cimitero la possiamo bannare e scegliere un mostro Virtual World sul terreno, o gli aumentiamo il livello di 3 oppure gli facciamo scendere il livello di 3. Poi monocopia della Virtual World Swan Wu, che prende l'ela è più per l'effetto quando è al cimitero, che prende noi bandendola possiamo evocare specialmente un mostro dal cimitero scartando una carta che abbiamo in mano. Poi monocopia della Jurgri Punk Gabu, che praticamente la uso soprattutto che l'addo comanda Spider, perché faccio il suo effetto che è sempre alla fine lei una piccola impermanence, si può chiamare così, perché scegliendo un mostro sul terreno gli neghiamo l'effetto fino alla fine del turno dell'avversario. E poi tre copie di impermanence che sappiamo tutti che fa. Passiamo alla parte dell'estra. Abbiamo monocopia di Drago Lodola, bene, che vi dicevo tengo lei perché è fondamentale, perché mi permette se si trova al cimitero di risuscitare la falce artefact, perché lei intanto non prende tutti gli effetti di carte né in battaglia, e quando è sul terreno durante la standby phase stacchiamo un materiale e ci permette di risuscitare un mostro livello 5 o superiore o inferiore dal cimitero, e noi risuscitiamo la falce e parte l'effetto, quindi la versione può fare speciali, quindi è molto carina sta cosa. Poi abbiamo una copia di Beatrice che ci permette di mandare una carta dal deck al cimitero, infatti per quello se la falce non la prendo in mano la macino con lei e poi faccio la combo con il drago Lodola. Poi abbiamo Bestia Albero Sacro Iper Triton, che praticamente lui è un rango 9, che ci permette quando noi attiviamo una carta durante il nostro turno, sia magia o trappola o mostro, attiviamo il suo effetto e lui si attacca come materiale un mostro, una magia, una trappola al cimitero in base a quello che abbiamo attivato. E poi è un neghino generico durante il turno avversario in base ai materiali che ha, se è una magia, mostro, trappola, lui nega in base a quello che stacchiamo. Poi abbiamo una copia di Lancio Cupido. Allora, Lancio Cupido è buono perché mi serve per partire la combo che vi mostrerò ovviamente. Allora, Lancio Cupido che ci permette di fare intanto quando viene sincro evocato, in base al mostro tuner che usiamo per la sua sincro evocazione, o gli alziamo il livello del mostro in base al mostro che abbiamo usato, tipo usiamo il Deathbot che tengo nel mazzo livello 1, o gli aumentiamo il livello di 1 o lo decressiamo di 1. Poi, quando lui viene usato come sincro materiale, intanto è un tuner, quando viene usato come sincro materiale ci permette di dare un mostro dal mazzo che ha di livello 8 o inferiore con 600 punti di difesa. In questo caso o addiamo Lulu perché lei ha 600 punti di difesa, oppure addiamo Lily che pure lei ha 600 di difesa ed è un mostro di livello 6, quindi rientra nei parametri. Poi abbiamo monocopia del draghetto, che lui come effetto può essere usato come mostro generico per una fusione, ora vi farò vedere cosa faccio con lui. Poi abbiamo il guerriero polvere di stelle, monocopia che lui può tornare utile, alla fine sempre fa pescare e può attaccare tutti i mostri sul terreno. Poi monocopia di Julu,
Poi abbiamo monocopia del Crystal Wing, che ora vi faccio vedere come lo mando. Poi abbiamo monocopia del Vermilion, che lui ha l'effetto è quando possiamo rimuovere un tunnel al cimitero e distruggere una carta del terreno, è un livello molto carino. Poi abbiamo monocopia di Shenshen, poi del Coccodrago Famelico, che lui è carino perché quando vi farò vedere la combo, premente peschiamo due così a gratis senza niente, lui è sempre uno spacchino. Poi abbiamo lo Zolkin, con cui evoco alla fine il Crystal per lo di più, ma lo Zolkin ci permette alla fine, quando settiamo, di evocare un mostro livello 8 o livello 7 tipo drago dall'extra deck. Poi ovviamente c'è il Dragoon, che lui lo mando con il draghetto che vi ho mostrato, lui, che facendo la cosa, mettendo lui e più Zolkin, fondo loro due e mando lui. Così non ha l'effetto quello là di spaccare in base a quanti normali usiamo per fonderlo, però è sempre alla fine un mostro un po' distrutto effetti carte, non può essere bersagliato e può negare, quindi meglio di così che vuoi dalla vita. E poi Autorodon e l'Archifibrax, che praticamente la cosa dell'Archifibrax di evocare un tuner di livello 3 inferiore del mazzo, evochiamo il Deathbolt e facciamo Autorodon e mandiamo i tre segnalini. E poi facciamo tutta la combo che vi mostrerò col Deathbolt, lancia Cupido e tutto il resto che vi mostrerò ora su Yu-Gi-Oh! Pro. Quindi questa era la mia profile del mio Virtual World, ora vi lascio a Yu-Gi-Oh! Pro così vedrete come si comporta il mazzo. Bene ragazzi, eccoci qua su Yu-Gi-Oh! Pro a testare il mazzo, come vi ho detto. Allora, questa intanto è la lista di come ve l'ho mostrato montato, anche se qua è un po' più in disordine di come l'ho mostrato, però è sempre questa. Bene, andiamo a testare, così vi faccio vedere. Oh, mano molto carina, a parte per il pilota, ma ce ne faremo una ragione. Intanto vi faccio vedere. Allora, intanto attiviamo teleport, prendiamo le punk e min, attiviamo l'effetto, paghiamo 600 life points e aggiungiamo lei. Come vi ho detto, vi ho fatto notare, abbiamo la falce in mano, scartiamola, quello è il problema, poi la possiamo resuscitare volendo. Quindi evochiamo specialmente un punk di livello 3 dal mazzo, evochiamo Madame Spider, effetto di Madame Spider, aggiungiamo la trappola pagando 600 life points e così siamo a posto. Poi facciamo così ed entra il Crystron, Archifibrax, e poi per effetto di Crystron evochiamo il Deathbolt. Entrano i tre segnali e naturalmente entra il Deathbolt 1. Poi facciamo sincro col Cupido e facciamo il Cupido. Effetto del Cupido, naturalmente declassiamo il livello e lo facciamo diventare 3. Facciamo sincro ed entra il Coccodrago, effetto di Coccodrago pure, quello di pescare, visto che abbiamo usato due mostri in tunnel per farlo, peschiamo due ed effetto di lui, visto che Lulu o lui ci possono dare un'utile se non l'abbiamo in mano, io aggiungo Lulu perché è quello che mi serve di più. Come potete vedere già ragazzi, senza fare la normale, abbiamo tutte e sette carte in mano e due mostri sul terreno che non scherzano manco. Quindi poi attiviamo la città del mondo virtuale, perfetto, attiviamo la trappola dal mazzo, poi cominciamo a provare il mazzo, attiviamo l'effetto di Lulu, scegliamo come vi ho spiegato la trappola e mandiamo al cimitero la magia, così evochiamo la magia. E poi sempre per lo stesso effetto aggiungiamo un mostro, in questo caso io, visto che è l'unica che non ci manca è lui, aggiungiamo lui. Ok, perfetto. Ora possiamo attivare anche l'effetto della magia tranquillamente. E poi facciamo così: aggiungiamo lei o aggiungiamo lei stessa? Perché alla fin fine posso anche scartare lei. Poi facciamo effetto suo. Scegliamo la trappola e mandiamo il mostro o la magia, no, mandiamo il mostro.
poi per effetto potremmo mandare la magia e naturalmente io lo faccio, la mando, così me la tengo sempre per il prossimo turno. Poi potremmo attivare il suo effetto, ma in questo caso al momento non ce n'è bisogno. Attiviamo e selezioniamo stavolta il mostro, così mando la trappola al cimitero e il suo effetto. Mi risuscita un mostro, in questo caso mi risuscita lei, in questo caso risuscita per effetto suo, non diventa un tunnel, ma lo diventerebbe per il suo stesso effetto. Ora facciamo Zingros e mandiamo Soul King, poi facciamo ancora Synchro, mandiamo il Mood Dragon, poi settiamo e per effetto del Soul King mandiamo il Crystal. Poi effetto del Mood, visto che lo Soul King ormai non ci serve, facciamo Synchro e mandiamo lui. Poi fatto tutto ciò, si potrebbe fare ancora un bel po' di roba. Quindi io direi di fare l'effetto suo, fare così, mandare al cimitero, mandiamo al cimitero, vabbè, mandiamo la magia o lei stessa, senza lui. Però in questo caso ci sarebbe da attivare l'effetto suo, ma non lo voglio fare. Ora vi mostro anche il perché. Perché in questo caso mi ha perso effetto, scarto lui e me la resuscita. Poi per effetto di questa aumento il suo livello a 6 e faccio il Ziz e mando lui e siamo a posto. Inizia ragazzi, è meglio di così. Che ora, facendo l'esempio, no, l'effetto della trappola non lo voglio attivare, ma voglio attivare l'effetto di GG, e che ci permette di andare a diamo lei stessa, così ce l'abbiamo sempre il prossimo turno e abbiamo sempre lo scartino alla fine per lui. Oppure abbiamo Ash, abbiamo Cocco da attivare, oppure abbiamo, come vi ho detto, il sospetto che stacchiamo e evochiamo la falce, così parte l'effetto della falce e nega che le persone non può fare speciali. Inizia ragazzi, è meglio di così, la combo non poteva girarmi. Va bene, quindi avete visto com'è all'incirca funziona. Ora vi facciamo. Allora, siamo con questa mano e credo sempre il teletrasporto. Quindi facciamo il teletrasporto, evochiamo sempre lei, attivo perfetto, e aggiungiamo la Foxy. Però capita la stessa mano ragazzi, non è, è un po' truccata la cosa. Effetto, scartiamo la falce, entra Madame Sorcerer, trappola sempre presente in mano. Per questo caso avevamo il gamma pure da attivare. Poi mandiamo sempre la falce, evochiamo il destro, andiamo con spot, entra come ho già mostrato. Ok, perfetto, degrassiamo il livello e facciamo il draghetto, attiviamo gli effetti, voilà. E visto che ho pescato lei, in sto caso mi aggiungo lui. Ok, però questa volta, come potete vedere, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo la magia, quindi non possiamo attivare la trappola. Quindi in questo caso dovremo usare per forza un mostro per far partire la cosa. Quindi eloghiamo normalmente, dobbiamo sprecare la normale, mi sembra che è ovvio. Scegliamo il mostro. In questo caso mandiamo la magia al cimitero e evochiamo lei. Sempre per effetto, mi aggiungo la trappola, la magia. In questo caso mi sarei dovuto dare la magia, però facciamo così. Poi effetto della magia,
mi addo lui. E al cimitero ci mando la trappola. Mi è più utile al cimitero. Allora, abbiamo loro due al cimitero. Al momento non abbiamo virtual, quindi io direi di fare soffetto. Evocare. Devo mandare però qualcosa al cimitero. Mandiamo una trappola. Effetto. Mandiamo al cimitero la magia. Ok. Ora in questo caso tu hai fatto la magia. Mi faccio salire lei di livello. Facciamo sincro. Poi potrei attivare l'effetto della trappola. Scelgo lui, mando la magia. Evoco, e per effetto mi risuscito. E facciamo sempre così. Poi mettiamo la trappola. E entra. Poi facciamo l'effetto di magia. Facciamo quiz solchi. Poi al cimitero possiamo attivare la trappola, che la rimuoviamo e resuscitiamo. Visto, ragazzi, me la sono è girata in modo diverso, però me la sono girata lo stesso con la mossa. Cioè, ho fatto in modo diverso, però è sempre riuscita la mossa alla fin fine. E abbiamo pure la trappola settata. Quindi, alla fine il mazzo può fare tanto in base a quello che in base alla mano che gli capita, è versatile. In base a quello che gli esce e fa tutto. Poi dipende pure dalla situazione di altre cose. Però già in questo caso, vedete, fa tante cose. Poi si può usare alla fin fine tutta la parte dell'estra che non ho mostrato, che non ho usato. Invece di mandare lui, si potrebbe mandare anche Shen Shen in base alla situazione, perché lui alla fine è come se fosse un mago. Quindi va bene, ragazzi, vi ho mostrato come funziona il mazzo all'incirca. Quindi per questa profile è tutto. Ci vediamo prossimamente con le prossime profile. Un saluto al vostro Tommy dai Fuochi Rossi. Ciao ragazzi, al presto.